Benvenuta la professoressa Imma Spagnuolo. Io sono Francesca Fedeli, presidente della Fondazione Fed Stroke, e oggi siamo qui per un intervento, un webinar specifico sulla nutrizione in pediatria. L'intervento di oggi segue un altro intervento che è stata una chiacchierata che abbiamo fatto con una delle nostre mamme, la mamma di Camilla, che ci ha raccontato un po' il tema della nutrizione clinica visto dalla routine quotidiana appunto di una famiglia che vive direttamente il tema della paralisi cerebrale infantile, che è l'ambito di cui noi ci occupiamo. L'intervista di oggi è realizzata con il contributo incondizionato di Danone Nutrice S.p.A. Società Benefit. È una società certificata B Corp, appartiene quindi a quel movimento di aziende che cercano di conciliare il valore economico anche con il bene collettivo, per cui l'intervento di oggi è proprio volto ad avere un impatto positivo sulle comunità in cui opera questa azienda, e assolutamente dal nostro punto di vista era un intervento tanto atteso perché era davvero tanto tempo che non riuscivamo a parlare di questo tema o a trovare comunque lo specialista più adatto. Allora, professoressa Spagnuolo, poi la facciamo presentare da lei, così io sono sicura di non sbagliare qualsiasi termine. Facciamo prima un patto d'aula fra di noi, in modo che in quest'oretta di chiacchierata sappiamo che parleremo con toni assolutamente semplici e divulgativi, proprio per farci capire da tutti e per ristabilire anche un po' le asimmetrie che spesso si provano nella relazione fra medico e paziente, per cui suggerisco che in quest'ora ci diamo del tu, così io mi chiamo Francesca e Imma, così almeno siamo... Grazie. Perfetto. Allora Imma, noi sappiamo che sei laureata in medicina, specializzata in pediatria. Ci dici qualcosa di più su quello che è il tuo ambito di ricerca, l'ambito della nutrizione pediatrica? Molto piacere. Allora, io sono una pediatra però ho sempre, diciamo, amato molto l'università. Quindi ho fatto un dottorato di ricerca e molta della mia attività di ricerca, ma soprattutto ovviamente di attività poi clinica, perché fondamentalmente sono un ricercatore clinico, è stata fatta proprio sulla nutrizione, nutrizione artificiale a 360 gradi, ma nutrizione in particolare, partendo un po' da una problematica che è quella gastroenterologica, perché la scuola napoletana è prevalentemente una scuola di gastroenterologia pediatrica. Quindi già ci ha dato un'informazione in più, che sei a Napoli, che è stata una delle caratteristiche per cui ci faceva piacere avere un esperto in una città che non avevamo ancora toccato. Esatto, quindi questo è stato un po' il focus e l'interesse che io negli anni ho sviluppato e che poi mi ha consentito, grazie appunto a tutto questo, poi a raggiungere quello che era anche il mio sogno di carriera accademica, nel senso di diventare professore, che è un po' il modo di trasmettere e di formare ovviamente i giovani e di sensibilizzarli a delle problematiche, però cercando appunto sempre di conservare un contatto con quelli che sono i dati della letteratura scientifica, che cambiano continuamente, che nascono ovviamente dalle evidenze cliniche, cioè da quello che i pazienti ci dicono, ma che richiede di essere aggiornata in continuazione. E quindi questa è sempre stata un po' la mia passione. Poi ovviamente sono entrata nelle società scientifiche, adesso grazie insomma un po' a quest'ultimo direttivo della SIGEP sono anche coordinatore proprio dell'area nutrizione in ambito nazionale. Cos'è la SIGEP? La La sigla SIGEP sta è una società italiana di gastroenterologia, epatologia e di nutrizione puramente pediatrica, che un po' è simile a quella europea, che è l'ESPGHAN, di cui buona parte di noi sono anche membri, che è l'European Society of Pediatric Gastroenterology, Pathology and Nutrition, e che ovviamente sono società scientifiche fatte da clinici, da esperti, da ricercatori di base, che si confrontano, diciamo, su alcune problematiche. È chiaro che poi ognuno di noi segue prevalentemente dei filoni, perché seguire tutto significa poi non sapere nulla. E invece bisogna ovviamente cercare di fare poi una scelta. È chiaro che è importante avere sempre informazioni anche di tante cose, però certe esperienze devono essere poi, per raggiungere certi livelli,
ecco, devono raggiungere un po' degli obiettivi. E questo è società. Esatto, un po' c'è anche una similitudine di queste società anche in quella americana, però gli americani hanno una politica assistenziale e di, in qualche modo di procedurale, ecco, che è molto lontana da noi. Quindi ci confrontiamo perché siamo sempre, abbiamo necessità di essere aggiornati, però abbiamo sempre un po' di come dire, differenze sostanziali di processi assistenziali, perché gli americani hanno una politica dell'assistenza sanitaria che noi sappiamo che non è quella italiana ed europea, di cui parliamo tanto male, ma che invece poi è vero, dovremmo cominciare ad apprezzare un po' di più. Beh, però forse si apprezza proprio nel confronto, no? Nel confrontarsi con altre realtà, poi ci si rende conto dei privilegi che si hanno a vivere qui. Io comincerei allora con una prima domanda che poi è stata espressa in maniera forse più implicita anche dall'intervista con la mamma, ma che è un cruccio un po' di tutti noi genitori che ci occupiamo di bambini con disabilità, che nell'ambito nutrizionale c'è tanta attività di divulgazione a partire dalle etichette dei prodotti o da ciò che troviamo al supermercato o in farmacia. Però poi quando si arriva in ambito clinico si fa fatica a capire chi è il professionista più adatto ad occuparsi di queste problematiche, quindi in particolare riferimento ai bambini con paralisi cerebrale infantile. Per cui sappiamo ci sono diverse figure, il dietista, nutrizionista, logopedista, pediatra, abbiamo citato gastroenterologo, ma quale può essere la figura necessaria che può coordinare quindi un'equipe di altre figure e alla quale la mamma si può rivolgere in caso di bisogno? Allora, bella domanda, diciamo, per iniziare, bella domanda perché secondo me racchiude un po' quella che è la mia anche idea. Cioè, io penso che la fortuna del pediatra è quello che diciamo un po' racchiude un po' di specialità e soprattutto in genere può fare la regia di certe problematiche, dagli aspetti clinici, ovviamente diagnostici, perché spesso le fasi più complesse sono proprio quelle di una diagnosi che la famiglia vuole ricevere, no? Prima di iniziare un qualsiasi percorso. Però secondo me non si può fare a meno di lavorare in una squadra, cioè oramai sono anni che l'ESPGHAN, che è l'indicazione appunto della letteratura, dicono che all'interno di strutture di terzo livello dove si fa assistenza a una certa tipologia di bambino ci sarebbe bisogno di una squadra che ha tutte le competenze, quindi io proprio per la paralisi cerebrale infantile, ma non solo, per tutti i bimbi che hanno una serie di difficoltà, tra virgolette, chiamiamole neurologiche, chiamiamole di tappe dello sviluppo che significano anche cibo, anche alimentazione, c'è bisogno di una squadra e che non può essere, diciamo, che non dialoga, cioè non possono essere fratturati tra di loro e quindi io magari in qualità di pediatra faccio una diagnosi, poi il logopedista lo vede in un altro ambiente, che ne so, la dietista dà un'indicazione. Credo che l'ottimizzazione di tutte queste figure sia quello di lavorare insieme. E oggi la difficoltà è proprio questa, no? Nel coordinare, che poi si trova il genitore a dover mettere assolutamente. Per cui io vedo che l'ipotesi che noi stiamo provando, sforzandoci, ma in tutti i centri di pari, è quello proprio di creare degli ambulatori condivisi in cui ci sono delle priorità, cioè prima sicuramente la fase diagnostica, che ti assicuro non è semplice per una famiglia accettare, poi magari con le prossime domande sicuramente toccheremo, no, alcuni aspetti di questo, perché diciamo passare da quella che è l'idea di una problematica a quello che realmente può significare, cioè una prognosi, diciamo, una previsione di quello che sarà lo sviluppo di una malattia, può stare in testa al medico, ma non può averlo una famiglia. Quindi sicuramente lavorare insieme, sia senza avere aspettative che non si possono realizzare, ma senza nemmeno avere un atteggiamento di sconfitta all'inizio, credo che sia la strategia migliore.
Vogliamo citare, Imma, quali sono i centri in Italia di terzo livello che si occupano di questa problematica, quindi hanno già messo in rete i professionisti? Queste reti. Allora, ovviamente, spero di non dimenticare nessuno, ma più o meno i centri che sono collaudati in questo sono il Bambin Gesù a Roma, il Meyer a Firenze, il Gaslini a Genova, il Regina Margherita a Torino, e poi ci sono degli altri piccoli centri che comunque, piccolo, insomma, forse il Burro Garofano non lo possiamo ritenere piccolo, però certamente è comunque un centro che insomma, vede meno bambini con queste problematiche, ma sempre con maggiore, diciamo, comunque competenza. E credo che questi siano più o meno i centri italiani che vedano con maggiore frequenza. Centro-sud, Imma, cosa succede a una mamma? Centro-sud è un po' scoperto, anche se con il professore giù a Messina adesso stiamo provando appunto a creare, a dialogare. Noi facciamo parte sempre della stessa rete e della stessa società scientifica, però sicuramente il sud è un po' più penalizzato, perché per esempio i centri di riferimento proprio di nutrizione artificiale domiciliare, che vengono etichettati tali perché significa poter mandare il paziente a casa anche, per esempio nella Puglia, in Calabria, cioè, no, non ci sono. Ci sono però colleghi che hanno competenza, però ovviamente non avendo dei centri riconosciuti hanno ancora maggiore difficoltà a creare una squadra. Sì. Quindi lo sforzo, per esempio, io nonostante il lockdown abbiamo provato anche per la nutrizione parentale a fare noi un primo master universitario, proprio nell'idea di formare delle figure, e noi l'abbiamo fatto proprio con l'obiettivo del Sud Italia, anche se poi si sono iscritti anche colleghi del Nord, però proprio per cercare di fare una rete che garantisca, insomma, anche al paziente di non doversi muovere. Per carità, non è detto che il paziente può sempre scegliere liberamente di accedere a un centro, però può ritornare a casa propria e sapere che ci sono persone che sono in comunicazione tra di loro. L'abbiamo capito, Imma, in questo periodo, negli ultimi 2 anni, quanto la medicina territoriale poi possa fare la differenza nella vita di un paziente. Senti, mi collego a questa domanda perché nel parlare con questa mamma, un tema che è emerso, quindi una mamma che aveva già avuto esperienza di PEG, di nutrizione artificiale, si trovava poi in difficoltà nel dosare esattamente gli alimenti, e quindi ha avuto difficoltà a trovare quello che poteva essere un nutrizionista specializzato invece nell'alimentazione con PEG, dove probabilmente appunto le caratteristiche sono diverse da un nutrizionista che segue una dieta naturale. Quindi su questo esistono delle specializzazioni? Allora, guarda, io penso che questa sia una domanda proprio clou, che apre uno scenario secondo me importante, perché il nutrizionista che segue soltanto la PEG non c'è, se non è stato formato all'interno di una struttura pediatrica, perché stiamo parlando dell'età pediatrica, in cui ci sono dei pediatri gastroenterologi o con competenze in nutrizione che hanno formato la squadra in cui c'è anche questa figura. Perché per esempio per la PEG c'è la possibilità in alcuni centri di avere anche proprio delle competenze per insegnare alle famiglie a utilizzare e a diventare autonomi in questo. Per esempio, noi proprio grazie alle mamme, perché poi sono loro che ovviamente sono capaci di questo, abbiamo provato a diffondere per esempio anche tra di loro dei filmati per farvi vedere come rimuoverla, come fare tutto a casa, come gestirla, però con un linguaggio che sia da mamma. Okay? Ribadisco, anche la nutrizionista, è giusto che uno abbia difficoltà poi ad identificarla, perché io credo che il piano terapeutico sia stato stabilito dal pediatra che segue, dalla pediatra del centro ovviamente di riferimento, e quindi forse tutto sommato, insomma, identificare poi una persona che possa aver sviluppato quella competenza forse non è molto semplice, quindi condivido. Perciò si dovrebbe fare una rete tentacolare di formazione a vari livelli per garantire anche chi non vede tanti di questi bambini, però di sapere di cosa si parla, perché sai, nell'adulto è tutto molto diverso.
le esigenze sono diverse, le modalità con cui si somministrano gli alimenti, i prodotti sono diversi, la tolleranza di un adulto è diverso e la malattia di base è diversa. Cioè, sì, anche in questo tema questa mamma ci riferiva appunto dei problemi legati all'accrescimento ponderale anomalo di questa bambina, proprio per questo la necessità era veramente una necessità specifica. Però vorrei tornare indietro con te su quello che è proprio davvero il primo momento nella nascita di un bambino che solitamente ha una diagnosi diciamo abbastanza precoce o comunque entro i 2-3 anni di vita. Esistono delle problematiche che il genitore, la mamma in particolare, che si occupa appunto della nutrizione, riporta come una sorta di segnali, di campanelli d'allarme. Mi riferisco al reflusso, a problemi di disfagia. Quindi già nella somministrazione del latte questi genitori vedono che qualcosa non funziona. Quindi quale può essere l'indicazione per queste famiglie che, seppur seguite appunto di nuovo da un centro con multicompetenze, però poi si ritrovano ad una quotidianità in cui vedono che qualcosa non funziona, no? In questa relazione mamma-bambino legata al momento della nutrizione. Guarda, Francesco, io penso che qua entrano in gioco tante situazioni, perché la mamma conosce solo un modo di alimentare il proprio bambino. Cioè, e nell'immaginario viene l'allattamento al seno, così come la sperimentazione col cucchiaino. Quindi, ed è un rapporto molto forte quello che si crea tra madre e bambino nel nutrirsi di tutto, non soltanto diciamo di una pappa. Forse tanto più in Italia, mi viene da dire, no? Questa diade forte mamma-bambino legata dal cibo. Voglio dire, ha tutta una serie di risvolti che noi conosciamo importantissimi anche del bambino che magari non ha una problematica come questa. Cioè, comunque è chiaro che è noto a tutti che questo rapporto getta le basi per uno sviluppo, diciamo. Quindi, secondo me, il primo messaggio che noi dobbiamo dare è che non è che questo rapporto si deve interrompere o deve essere completamente trasformato, forse deve un po' cambiare nell'idea, perché insieme con la famiglia noi dobbiamo sapere che abbiamo una priorità, che è quella di nutrire correttamente questo bambino. E alimentare e nutrire sono due concetti un po' diversi. Nutrire significa fare in modo che questo bambino non associ ai suoi problemi un grado di nutrizione non solo come peso, ma anche di carenza di micronutrienti, di vitamine, di sostanze che servono per la crescita di un bambino e che magari, se non fornite in maniera adeguata, peggiorano anche quella condizione neurologica del fondo. Quindi, diciamo, la prima difficoltà è quella di riuscire a capirsi nel linguaggio, perché noi conosciamo uno spettro di realtà, la famiglia ne conosce uno solo. Quindi, secondo me, il primo segreto è quello di essere graduali e soprattutto di comprendere quali sono le difficoltà che realmente la famiglia trova, perché esistono difficoltà legate all'oralità. Cioè, molti di questi bimbi molto precocemente sono stati sondati, hanno ricevuto cateteri, non hanno succhiato regolarmente. Tutto questo crea un rifiuto da parte del bambino di essere proprio toccato, diciamo, sul volto, di avere proprio un contatto con, non solo col cucchiaino, col biberon, proprio con qualsiasi cosa che continua in qualche modo a dargli violenza sul suo cavo orale, no? Che noi sappiamo che la fase orale è una fase, diciamo, fondamentale. Quindi già, per esempio, dire alla mamma: guarda che quello che tu stai vivendo non è una cosa che vivi da sola, è una cosa che conosciamo ed è una cosa che possiamo affrontare e ottimizzare. Quindi vedi, per esempio, in questo caso, avere la fortuna magari di avere una logopedista, disfagista, come la vogliamo chiamare, ma voglio dire di una specialista di questo tipo di problematica, che non guarda soltanto il bambino che non sa parlare o quello che ha lo spettro autistico, ma che ne conosce
la storia, diciamo, dell'epoca neonatale, di tutte le esperienze, già aiuta la famiglia a capire come stimolare, quali sono i trucchetti, che cosa ci si deve aspettare, anche soltanto mettendo un dito in bocca, capire qual è la forza della suzione, essere ottimista rispetto a certi segnali, e quindi far capire anche a una famiglia che tutto questo ci promette che noi qualcosina lo riusciremo ad ottenere, ma dobbiamo avere pazienza. Dobbiamo saperlo gestire, dobbiamo insieme trovare la consistenza giusta. È chiaro che a volte dire c'è il reflusso, c'è la cosa, voglio dire, può essere un modo per tentare di medicalizzare sempre, cioè di cercare un farmaco, una soluzione, che non è detto che non ci siano, però ci sono anche delle strategie, magari trovare la formula. Bravo. Trovando una formula con un idrolisato di sieroproteine che magari facilita lo svuotamento gastrico, che viene utilizzato con una certa osmolarità, che magari viene addensato con prodotti specifici, sapendo qual è il modo giusto, magari ti risolve delle piccole problematiche disfagiche o ovviamente magari di reflusso. È chiaro che poi ci troviamo di fronte a uno spettro di pazienti che sono molto più severi e là c'è una diagnostica che ovviamente ci aiuterà, però magari questa anche moda, tra virgolette, di fare per forza lo studio della deglutizione, fare per forza la videofluoroscopia, cioè cercare in qualche che modo... Poi è un esame, mi sembra aver capito, abbastanza invasivo, no? Per questa che poi va valutato da persone competenti, quindi per carità ci sono delle indicazioni, però quello che secondo me non andrebbe più fatto è l'autoprescrizione di certi esami, perché ovviamente lasciano poi il tempo che trovano, cioè l'esame viene richiesto quando c'è l'indicazione, quando ci sono dei sintomi, quando vogliamo avere la certezza e ci sono dei segni che ce lo dicono, che ci sono aspirazione, c'è una tosse un po' particolare, c'è una voce che diventa in qualche modo più gorgogliante, cioè ci sono dei parametri che indicano al medico che là si deve fare un passaggio ulteriore. Quindi, ritornando a quello che tu mi dici, è chiaro che nel momento in cui la mamma si trova per la prima volta di fronte a qualcosa che è completamente diverso dal solito, deve essere accompagnata da qualcuno che le spiega quanto questo sia prevedibile e quali sono le strategie che si possono utilizzare per migliorare. Ma infatti credo che il tema sia proprio questo, no? Dell'accompagnamento e dei tempi. Quello che rileviamo dalle conversazioni con i genitori è il capire effettivamente quanto si possa aspettare prima di dire ok, questo bambino forse è pronto per valutare una strada di nutrizione artificiale. E dall'altra parte appunto capire che queste mamme devono essere assolutamente accompagnate in questo percorso in maniera graduale, perché poi le stesse mamme sentite a posteriori sono delle mamme che si rivelano nella maggior parte dei casi molto soddisfatte della scelta fatta. Quindi la domanda per te è davvero quali possono essere in generale le circostanze per cui si decide di andare verso una nutrizione artificiale, nel caso appunto di bambini con... In genere quello che diciamo dovremmo condividere tutti è che i bambini soprattutto non dovrebbero mai rimanere troppo a lungo malnutriti, perché la malnutrizione fa male a tutto, cioè nel senso fa male alla loro potenzialità di crescita, fa male alle possibilità di un recupero dello sviluppo, di qualsiasi tappa dello sviluppo psicomotorio, fa male proprio a tutto il tratto gastrointestinale, cioè nel senso che è chiaro che se io diciamo perpetuo uno stato di malnutrizione determino anche un malassorbimento secondario da atrofia di tutto il tratto gastrointestinale, tant'è vero che noi spesso ci diciamo che anche una minima nutrizione enterale, anche se magari non ha scopi nutrizionali, però ha scopi sul trofismo dell'intestino. Quindi ovviamente... Sono bambini che spesso hanno problemi Esatto, quindi ovviamente secondo me quello che va condiviso appunto con le famiglie è che quando si fanno i tentativi di un'alimentazione, tra virgolette, fisiologica, che può significare semplicemente comunque supplementi, addizionanti, eccetera, ma non otteniamo il recupero ponderale e soprattutto quello staturale di un bambino,
ovviamente questo ci impone di fare, di andare verso una nutrizione artificiale. Quello che secondo me le famiglie dovrebbero poter condividere è che quella non è una strategia definitiva, cioè la nutrizione artificiale a volte è un percorso dal quale fortunatamente in alcune circostanze si torna indietro. È reversibile. Esatto, è reversibile, e non deve essere considerata un insuccesso. Per esempio, la logopedista con la quale lavoravo inizialmente dice: ma lo sai, Imma, io ero convinta che la PEG significasse un fallimento di quello che io avevo fatto, perché lei lo viveva come una incapacità del suo percorso di portare questo. Poi ha capito invece che, oltre al fatto che una PEG può essere rimossa, ma che invece è una strategia per far recuperare il peso, e un bambino non può stare in uno stato di malnutrizione costante, perché significano più infezioni. Non parliamo poi ovviamente di quelle condizioni in cui si fanno le polmonite ab ingestis, cioè in cui ci sono delle obiettività che il cibo diventa in qualche modo dannoso per il bambino. Però io nella mia, appunto così, esperienza ho visto che poi quando gli correggi la malnutrizione, i bambini cambiano, recuperano. È importante che... Sì, assolutamente, però non è semplice, perché credo, e io in questo veramente mi auguro che più questi anche i vostri eventi divulgativi creino proprio un, non solo tra noi professionisti, perché credo che sarebbe molto giusto che anche noi condividessimo delle strategie, perché insomma sarebbe bello pensare che tutti quanti iniziassimo a parlare con una lingua più o meno simili, anche se i pazienti sono diversi, i bambini sono diversi l'uno dall'altro, però dovremmo essere coerenti con certe informazioni, diciamo, che diamo. Però nello stesso momento credo che la forza maggiore sia proprio la conoscenza da parte delle famiglie, cioè capire che ovviamente si lavora insieme per ottenere un risultato e non per dare un prodotto piuttosto che un altro. Non è quella la soluzione, cioè è che si devono raggiungere gli obiettivi per, di crescita. Per raggiungere questi obiettivi di crescita, quali sono i tempi medi, se si riesce a generalizzare, per cui è raccomandato provare e poi... No. Ci sono pazienti, ma guarda, devo dire la verità, quando il bambino arriva al ricovero in un reparto per un inquadramento, diciamo, hai bisogno di un paio di settimane per capire qual è l'andamento, perché rasserenando la famiglia, osservando tu in diretta come va il momento del pasto, che è l'unico veramente, diciamo, l'informazione più preziosa che tu riesci ad ottenere, cioè esserci nella stanza, esami strumentali, ma osservazione, osservare, essere vicino alla mamma e vedere che cosa accade, perché quando ci limitiamo a fare diari, a fare calcoli calorici, spesso non c'è proprio corrispondenza, cioè la mamma prepara quello che ti ha detto, ma quanto veramente quel bambino riesce ad assumere, quanto tempo dura un pasto, quindi essere là vicino e vedere che quella mamma deve stare un'ora, un'ora e mezza, due ore per cercare di alimentarlo, già questo ti dovrebbe dire: attenzione, non proseguiamo su questa strada, perché stressiamo il bambino, stressiamo la famiglia. Sì. Moltissimo, perché si sente impotente, cioè da un lato vorrebbe fare, ma da quell'altro ovviamente si rende conto, perché poi inconsciamente c'è la consapevolezza che diventa complicato, e quindi di conseguenza questo ti complica moltissimo la situazione. E credo che quella sia un'indicazione per la quale appunto dovrebbe essere considerata come una cosa positiva arrivare a una strategia di nutrizione artificiale. Ma infatti anche la mamma nell'intervista precedente ci diceva poi di aver notato anche una serie di vantaggi nella gestione quotidiana, e faceva un particolare riferimento alla somministrazione di medicine, di farmaci, soprattutto su bambini che hanno comorbidità. Dare farmaci con poi momenti di reflusso o di vomito era diventato di dismotilità intestinale, perché tutti questi bambini che hanno questi disordini, io dico neurologici a 360 gradi, così come il tracciato elettroencefalografico non è sempre perfetto, anche quello che succede a tutto il tratto gastrointestinale può essere non prevedibile, per cui la peristalsi, l'antiperistalsi, durante questi episodi ovviamente questi bambini
stanno peggio, per cui avere una PEG a disposizione, molto spesso io sono riuscita proprio nella strategia di compensare, proprio a far comprendere quanto fosse importante utilizzarla anche solo per reidratare e per somministrare i farmaci, che spesso sono farmaci assolutamente necessari, no? Soprattutto gli Salva vita. antibiotici, cioè non se ne può fare a meno. Quindi sapere che tu hai una strategia che ti, insomma, ti dà sicurezza, secondo me per la famiglia poi diventa, insomma, una forza, ecco, non un problema. Senti, un altro tema che ci riferiva appunto questa mamma è che recentemente, appunto, grazie alla diffusione delle informazioni meno scientifiche, comunque. Sull'online si viene spesso a conoscenza con altre realtà, altri gruppi di mamme e ci riferiva a una tendenza che sembra una tendenza abbastanza recente, soprattutto in alcune zone d'Italia, in cui nell'ambito della nutrizione artificiale si comincia, la mamma comincia una volta tornata a casa a mischiare quella che è la raccomandazione del medico di esclusiva nutrizione artificiale con il fatto in casa, no? Con la voglia di fargli provare qualcosa o via bocca, assaggiare qualcosa o ancora proprio somministrare per via PEG degli alimenti fatti in casa. Questa è una situazione che tu vedi, che conosci e quali sono invece le raccomandazioni? Un po' la storia di quello che abbiamo visto, cioè io diciamo quando si sono iniziati a delineare i centri di riferimento, quindi tra il 2004 e il 2005 eccetera, noi avevamo molti bambini che attraverso sondino nasogastrico, magari PEG, facevano un'alimentazione normale, cioè insomma un'alimentazione frullata e inserita insomma nella PEG. Ovviamente c'erano un po' di difficoltà sia nutrizionali, perché abbiamo visto dei gravissimi malnutriti, perché spesso non si riusciva assolutamente a raggiungere la quota calorica standardizzata, perché ovviamente quando prepari non puoi essere mai certo di quelle che sono le composizioni giuste, soprattutto in certe tipologie di bambini che avrebbero necessità invece di avere delle quote giuste, a volte più basse, a volte più alte, appunto ipercaloriche, normocaloriche, ipocaloriche, perché voglio dire ovviamente può essere necessario anche questo. E quindi sicuramente quel periodo è stato un periodo buio. Poi c'è stato tutto un lungo periodo in cui siamo riusciti ad utilizzare con formule che poi devo dire la verità sono sempre più vicine al bambino e alle esigenze del clinico a soddisfare tutta una serie di cose, tant'è vero che devo dire la verità, noi pazienti con quelle gravi malnutrizioni, cioè io mi ricordo uno dei primi bambini che mi arrivò, bambini veramente erano 18enne che pesava 9 kg. Per cui mi ricordo che la collega dell'adulto che appunto seguiva questo ragazzo disse: guarda, Imma, è vero che c'ha 18 anni, però è anche vero che pesa 9 kg, quindi io non so come mi devo, diciamo, orientare. Devo dire la verità, tutto questo non lo vediamo più. Allora, quale sarà il mio atteggiamento nei confronti del naturale? Sicuramente si è capito che anche attraverso PEG delle piccole, diciamo, stimolazioni con cibi naturali può dare anche comunque un piacere per il gusto. Però questo sappiamo, cioè sappiamo che anche somministrato, se non somministrato in bocca, sappiamo che Sì, il fatto anche attraverso la PEG c'è questa possibilità, però credo che se uno vuole, diciamo appunto, non cancellare tutto l'operato fatto sino ad ora e soprattutto non dimenticare tutto quello che è stato fatto prima di errori, io credo che anche questo debba essere stabilito nel team di nutrizione che ti segue, perché magari immaginare che tutto il supplemento nutrizionale diventi naturale significa, secondo me, tornare a 20 anni fa. Invece, immaginare così come la minimal enteral feeding ha cambiato un po' anche lo sviluppo, proprio la capacità del bambino di non rimanere digiuno, cos'è? come si dice, Spiegaci bene che cos'è la e prima. a dare una minima, ma proprio nutrizione enterale che non ha uno scopo di nutrizione, ma uno scopo di stimolazione del cavo orale, del tratto gastrointestinale, e lo stesso dovrebbe accadere, secondo me, con i cibi naturali, cioè non immaginare che quello possa sopperire completamente
all'adeguatezza di un piano nutrizionale, ma conservare, secondo me, un minimo di rapporto con il cibo, con il gusto, con la palatabilità e le consistenze anche diverse dei cibi, secondo me può essere una strategia. Quindi pensare di creare un unico frullatone da mettere dentro alla PEG non so che senso abbia, perché penso che a quel punto i gusti, però pensare che magari, diciamo, non so, la frutta così come la immaginavamo, frullata, possa essere a completamento di un pasto, di una somministrazione di un enterale, di un programma che già è stato standardizzato, provato o per via orale o in quei pazienti che magari hanno una grave disfagia oppure diciamo aspirano in su base sistematica, magari utilizzare anche la PEG, però non, secondo me, sostituire tutto, perché ci farebbe tornare molti anni dietro. Raccontaci di quali possono essere invece i rischi. Abbiamo parlato di un rischio appunto di nutrizione, c'è un rischio anche di contaminazione, ma viene in mente a me questo. Devo dirti la verità, come sempre, noi ci troviamo di fronte ovviamente con un'importante diversità di condotte diciamo alimentari, ed è chiaro che c'è chi è particolarmente attento e quindi ovviamente utilizza dei criteri diciamo di conservazione anche dei prodotti e di cottura, o comunque voglio dire di prudenza nei confronti delle fermentazioni. È chiaro che però il rischio è maggiore, per cui io penso che tutto quello che noi decidiamo di fare va sempre misurato con la famiglia, con le consuetudini che ci sono, con l'attenzione a fare poi un follow up attento. Cioè, io penso che non si possa poi abbandonare una famiglia, un bambino ad una decisione. Cioè, quello che ci dice che se le cose stanno andando bene o male è il fatto di rivederli in follow up più stretto in alcune circostanze, magari una volta che si è arrivato al regime anche un po' più lungo. Cioè, però quello... 2-3 mesi, ogni 6 mesi? In genere noi in quelli stabili li vediamo ogni 6 mesi, ma una volta che però si sono stabilizzati, sono entrati nel loro canale di crescita, si è creato un buon rapporto con la famiglia, si capisce che se c'è qualche problema sanno che ci devono contattare, quindi ovviamente questo ci rende sicuri e quindi li vediamo ogni 6 mesi. Magari li facciamo coincidere anche con i piani di rinnovo prescrittivo, in modo tale per non dare alla famiglia troppe volte l'onere di andare avanti e indietro, soprattutto se sono lontani. Ma nei primi anni questo non è sempre possibile, per cui magari, insomma, è necessario magari vederli un po' più frequentemente. E quindi ci si deve regolare, non ci sono dei follow-up standardizzati, cioè è un po' il paziente, la crescita, l'aderenza della famiglia, il contesto che ti aiutano a capire dove puoi allentare un po' e dove invece è necessario vederli. E soprattutto se stai facendo una prova nuova, cioè se magari la famiglia ti ha proposto qualcosa, dire no a prescindere, secondo me, non è corretto, perché magari lo faranno comunque senza nemmeno il tuo sostegno, e quindi mi pare giusto che uno li aiuti e controlli che le cose stiano andando nel verso giusto. Vero, vero. Mi ritrovo assolutamente in questa tua lettura dello scenario familiare, pur non avendo vissuto in prima persona il tema della PEG in questo caso. Tornando un attimo indietro, mi sono resa conto che abbiamo dato un po' per scontato alcuni termini, quindi ci fai tu un minimo di definizioni tecniche, quindi nutrizione enterale, nutrizione artificiale, PEG. Noi sentiamo ogni tanto parlare anche di questo intervento di Nissen, quindi certo. Dici tu, facci un po' di chiarezza su questi termini. Allora, innanzitutto, diciamo per nutrizione artificiale in generale, si intendono tanti capitoli della nutrizione, che possono essere sia il supplemento nutrizionale, cioè un bambino che ha necessità solo magari di avere un introito calorico maggiore, di grassi piuttosto che di proteine, perché ha una dieta un po' sbilanciata rispetto a quelli che sono i propri fabbisogni. Quindi anche il soltanto dover dare una supplementazione, un'aggiunta ai suoi pasti di calorie, che siano carboidrati, che siano lipidi, che siano proteine, significa già nutrizione artificiale. Poi c'è in questo calderone c'è la modalità attraverso la quale noi facciamo la nutrizione artificiale, che può essere attraverso sonda nasogastrica,
Quindi questo sondino che vediamo sondino qui. messo nel naso raggiunge direttamente lo stomaco e questo, per esempio, ovviamente ci consente di fare una nutrizione enterale che è molto più fisiologica, ci consente di dare dei quantitativi perché lo stomaco ovviamente ha una capacità di contenere delle quantità come sarebbero quelle di un pasto, quindi di avere anche un po' meno paura di quella che è lo smolarità, cioè quella che è, come dire, la concentrazione di quello che noi stiamo andando a utilizzare e di cercare di essere più vicini a quello che gli sono gli schemi normali, cioè nel senso fare una colazione, un pranzo, una merenda, magari una cena attraverso il sondino. Quindi Ovviamente liquidi. sempre liquidi, perché poi dipende ovviamente dalle dimensioni del bambino, ma anche il bambinello un po' più grande utilizzerà dei sondini attraverso i quali è difficile immaginare che tu possa mettere qualcosa di diverso. È chiaro che anche il sondino, per esempio, ti offre la possibilità magari di fare delle infusioni continue, cioè per esempio alcuni bambini si attaccano la notte perché hanno delle esigenze, magari durante la giornata hanno un tipo di nutrizione, di notte possono attaccarsi al sondino. La scelta del sondino nasogastrico è una scelta che va fatta sia per testare la capacità che ha quel bambino di tollerare la nutrizione per sonda. Ma ovviamente se poi tu immagini che questo bambino debba rimanere in nutrizione enterale per tanto tempo, sarebbe opportuno iniziare a dialogare con la famiglia e diciamo suggerire di posizionare una PEG. Che cos'è la PEG? È un presidio che connette direttamente Sta per la gastrostomia per via endoscopica percutanea, cioè la P sta per percutanea, cioè nel senso c'è questo sistema che viene posizionato dall'endoscopista, in genere il gastroenterologo che fa endoscopie è capace di fare questa procedura, mette praticamente un sistema di collegamento tra lo stomaco e la cute e qua si sistema un presidio che quindi ti consentirà di mettere direttamente nello stomaco quelli che sono gli alimenti che solitamente avresti messo attraverso il sondino nasogastrico. questo bottoncino, no? Che Questo bottoncino che inizialmente nel primo mesetto ha un tubicino perché bisogna testare che funzioni correttamente. Una volta che questo tubo ha funzionato correttamente, dopo un mese in genere si inizia a mettere il bottoncino per cui le famiglie sono capaci da sole, tra l'altro, anche di sostituirlo. Ed è un sistema che devo dire la verità, tra l'altro, è anche meno evidente, cioè insomma, te lo gestisci in maniera molto più tranquilla. Nelle prime fasi, ovviamente, ci possono essere un po' di arrossamenti cutanei, ci vuole qualcuno che ti aiuta a gestire, ovviamente, la PEG, quindi appunto centri di riferimento che ti fanno vedere quali sono i prodotti più adatti. Teniamo conto che a volte i bambini sono molto piccoli, quindi anche la lunghezza di questo bottoncino va cambiato. Si deve adattare al bambino perché altrimenti si possono creare delle piccole, diciamo, lesioni cutanee circostanti, però è chiaro che se sei in centro che ti segue, poi tutte queste cose possono essere, Anche diciamo. l'intervento, che è appunto un intervento chirurgico, è abbastanza di routine per voi, quindi non è un intervento così No, complesso. non è un intervento, però per esempio un tempo quando si faceva con ritardo in bambini che magari avevano sviluppato dei grandi dimorfismi della colonna vertebrale, quello purtroppo diventava un motivo per non farlo più. Quindi oggi, sempre ritornando al concetto di quanto è importante non malnutrire il paziente, questo ovviamente ti fa capire che se tu intervieni in una maniera corretta, questo ti consente di non arrivare a delle deformità. Quindi credo che sia molto importante, certo, uno non può, io dico sempre, trasferire alla mamma tutto quello che potrebbe accadere, perché significherebbe veramente, diciamo, riempirli di un'angoscia. Emotivo, no? Io avrei paura di dire che danni posso fare nel somministrare, nell'aprire, nel cambiarlo. Esatto, però bisogna ovviamente segnalargli che c'è un'attenzione. E poi un altro passaggio della nutrizione artificiale è la nutrizione parenterale. Non è detto che sia l'ultima strada da scegliere, a volte si possono fare anche per periodi di tempo delle situazioni combinate,
perché poi magari questi bimbi hanno ricevuto anche, che ne so, le sezioni intestinali nelle prime epoche della vita, magari si sono fatti una NEC, ci sono state delle problematiche, per cui a volte supplementarli anche con la nutrizione parenterale, che significa mettere un piccolo cateterino direttamente nel cuore e là somministrare tutti i nutrienti necessari. Ovviamente ci sono bambini che dipenderanno per tutta la vita, perché la malattia loro dell'intestino è tale che non c'è nulla da fare, non riusciranno mai a recuperare, ce ne sono altri invece che tornano indietro. Poi tu mi hai fatto la domanda della Nissen. Anche qua, come ti dicevo, la letteratura si aggiorna continuamente, perché noi fino ad alcuni anni fa si diceva che quando il bambino andava in sala endoscopica per fare la TEG, si faceva subito anche questo tipo di intervento di Nissen, che era una tecnica antireflusso. Si è capito che, e questo ti dico nel position paper del 2017, si è detto no, non lo dobbiamo fare su base sistematica, perché molti di questi bambini stanno peggio, perché non riescono nemmeno a vomitare, nemmeno ad avere la possibilità di passaggio d'aria. Quindi non è detto che vada fatto a tutti. Adesso nel 2021, quasi 2022, si inizia a ragionare dicendo però selezioniamo i pazienti, perché ce ne sono alcuni che si gioveranno di una plastica antireflusso e altri invece in cui non andrebbe fatta. Quindi sempre ritorna il concetto del dialogo tra il clinico, tra il chirurgo, tra quelli che devono impiantare, però insomma. Come avviene questo intervento? Quindi ha lo scopo di evitare il... È praticamente una plastica che viene fatta quando, anche per quella per via endoscopica, in cui è come se si creasse una specie di diciamo sacchetto che in qualche modo riduce il calibro di quello che è la valvola che consente il passaggio dallo stomaco all'esofago, per cui ovviamente c'è meno risalita di questo cibo nell'esofago e poi nelle vie respiratorie. Il problema è che ovviamente molto spesso, una volta che tu hai fatto una procedura come questa, ci sono delle, come dire, delle anche aderenze che si creano, una peggiore stenosi di questo, di restrizione, quindi è vero che tu per bocca non metti nulla, però è anche vero che un po' di risalita di cibo fisiologicamente ci sarà, e quindi se questo è completamente chiuso, questo dà episodi di distensione addominale, di dolore addominale, soprattutto proprio di dolore al bambino. Quindi questo ha fatto comprendere che forse farlo a tutti, come si pensava di farlo a un tempo, e dire, beh, una volta che lo sottopongo a una procedura, faccio tutte e due le procedure insieme. In realtà oggi non si ritiene più opportuno fare questo. Molto, molto utile, nel senso è stato un excursus su tutti i termini, per cui assolutamente apprezzabile. Io tornerei un attimo indietro su un tema che riguarda un po' tutti in generale, no? Quindi bambini con PC che hanno, come sappiamo, gradi diversi di disabilità. Esistono in generale delle raccomandazioni per l'utilizzo di integratori alimentari che aiutano a gestire alcune caratteristiche, alcune specificità di questi bambini? No, spesso le mamme ci chiedono, esiste qualcosa per ridurre la spasticità muscolare, che sappiamo è un effetto appunto della paralisi cerebrale, o qualche alimento, qualche integratore che aiuti nella plasticità del cervello, qualcosa che in una fase di sviluppo possa aiutare non solo dal punto di vista alimentare e di nutrizione, ma dal punto di vista di altre funzioni. Allora, per quanto riguarda le terapie farmacologiche, cioè i farmaci che possono essere utilizzati per esempio per la scialorrea, quindi per tutta questa ipersalivazione o per il reflusso o per la rigidità muscolare, sicuramente c'è una letteratura diciamo sempre più sono farmaci, hai colto perfettamente nel segno. Se io ti dovessi dire che in maniera documentata e scientifica esistono integratori, chiamiamoli così genericamente, che possono dimostratamente, perché poi quello è l'elemento, avere un impatto su alcune di questo tipo di disabilità, no. Però nello stesso momento ti dico che, come abbiamo parlato prima di nutrizione non solo a scopo peso-altezza, ma nutrizione intesa come
capacità di non creare dei deficit anche selettivi, questo sicuramente sì, perché io ti dirò che molti, per esempio, di bambini che hanno una selettività nelle scelte alimentari, io sto rivedendo, diciamo, deficit vitaminici che non si vedevano da 20 anni. Quindi capisci bene che secondo me il fatto di poi essere... I bambini già in età scolare, diciamo, no? 4-5 anni ci siamo ritrovati di nuovo la pellagra, i beriberi, lo scomuto, cioè cose che uno non si immaginava proprio. La selettività dipende da abitudini di famiglia? Dalla selettività, per cui ecco, se noi dovessimo oggi dire che alcuni integratori, e se per integratori ovviamente intendiamo supplementi calorici o vitaminici selettivi per i bambini, questo sì, perché sicuramente ha un impatto. Però se noi oggi dovessimo dire, non lo so, utilizziamo, ne so, una scelta di una dieta priva di liberare quello perché questo ha un impatto, diremmo una cosa al momento non ancora documentata. Per farla un po', per spiegarla in termini molto banali, il bambino che non mi mangia la frutta, posso dargli integratori a base di vitamina C o... Bravo, benissimo. Per il follow up, questi bambini vengono proprio testati, cioè noi su base sistematica facciamo il dosaggio della vitamina D, della vitamina B12, dell'acido folico, di tutti i complessi vitaminici, perché ovviamente potrebbero sviluppare dei deficit se sappiamo che non si alimentano con prodotti in cui già ci sono dei multivitaminici. E però è diverso da dire, non so, alla sera non gli do i carboidrati perché magari possono generare degli stati di sovreccitazione, oppure... non so, lo riempio di olio di merluzzo perché so che dentro ci sono gli omega 3 e quindi questo bambino mi cresce più intelligente. Ho banalizzato molto. Hai banalizzato, però hai messo ovviamente il dito, diciamo, in una piaga aperta, perché si entra in un capitolo che non è più, diciamo, nutrizione clinica, nutrizione artificiale, ma in tutta una serie di, diciamo, ecco, supplementi che non sono nemmeno poi gli integratori che noi utilizziamo nell'accezione clinica tra virgolette farmacologica di un prodotto, cioè quello che dovremmo riuscire a trasmettere a chi ci ascolta è che le evidenze di alcune efficaci devono essere date da studi che ci dimostrano che questo è veramente efficace. Cioè dire alla signora della porta accanto, o la mia nonna, o la mia amica ha testato questa cosa, per carità, se è una cosa che non fa male, cioè voglio dire, nessuno si permetterebbe di dire questa cosa non va fatta, però sapendo che non stiamo facendo una cosa che è dimostrata, insomma. Dimostrate, che vuol dire anche che è replicabile, standardizzabile su soggetti con caratteristiche simili. Un altro grande mito, Imma, è il tema del glutine e del lattosio, no? Questi bambini a un certo punto diciamo, vabbè, c'ho questo problema di disfagia, allora cominciamo a togliere, magari è celiaco, magari è intollerante al lattosio, e appunto vediamo che è una cosa abbastanza diffusa, no? Nel andare a fare questo tipo di analisi per ricercare le intolleranze, e dall'altra parte nel procedere così a tentativi, dire adesso comincio a togliere questo tipo di alimenti. Su questo c'è qualche evidenza scientifica? Ci direbbe fare un'altra intervista di numerose ore, perché là veramente effettivamente... Però capita anche a te, no? Capita, perché adesso c'è questa moda, tra virgolette, delle intolleranze, che sono una cosa, diciamo, veramente di moda ed è profondamente diversa dalle allergie reali, che ovviamente invece in questi bambini, proprio perché possono avere disordini della motilità intestinale, perché magari hanno avuto degli insulti intestinali, ovviamente ci sono dei fattori di rischio per sviluppare delle vere allergie, diciamo, quindi non al lattosio, ma alle proteine del latte vaccino, che è una cosa ben diversa, che ovviamente vengono fatti con dei test ufficiali, noti, che esistono ovviamente in letteratura e che sono ripetibili, così come la celiachia, cioè l'intolleranza al glutine, se la intendiamo come celiachia, è una cosa,
se si parla di gluten sensitivity o di tutte queste cose adesso correlate, al momento ancora non ci sono evidenze in questo senso. Ovviamente io con questo non voglio dire che non ci siano bambini che magari quando tu gli dai un prodotto che magari dentro alla quota di lattosio normale possa avere del meteorismo intestinale, perché magari un bambino che ha una motilità intestinale diciamo rallentata, questo ovviamente facilita la fermentazione, si fa una sovraccrescita batterica e quel bambino ha dei disturbi, ma come l'avrebbe un adulto, quindi la competenza poi del medico e del clinico che lo segue è anche quello di andarsi a guardare le formule che stanno usando e magari scegliere altre formule. Teniamo conto che le formule che sono in commercio sono quasi tutte a basso contenuto di lattosio, quindi voglio dire, sono studiate proprio perché non è la stessa cosa che uno le assuma per bocca. E teniamo anche conto che più si cresce, più fisiologicamente la lattasi, diciamo, non sarebbe più necessaria, perché non viviamo solo di latte. Quindi, qual è la data in cui... Ma guarda, ci sono dei soggetti che continuano a essere grandi, diciamo, produttori di lattasi. Però tieni conto che diciamo che fisiologicamente un individuo non prende più un'alimentazione assoluta con latte già insomma dopo il sesto mese di vita. Quindi voglio dire, è chiaro che una tipologia di paziente che è particolarmente delicato, credo che immaginare che magari una formula a basso contenuto di lattosio gli possa dare un aiuto, certamente. Però, capito, iniziare a pensare che questo impatti sulle performance neurologiche, come per esempio si fa soprattutto nell'ultimo periodo, per esempio per i bambini con lo spettro autistico, no? Si punta molto, si depriva di questo, si depriva di quell'altro, e ovviamente è inutile dirti che tutto questo ha determinato dei gravi stati di malnutrizione. Cioè, noi abbiamo trovato bambini in situazioni, perché poi si adottano diete molto rigorose, non so, la dieta vegana, la dieta, ovviamente. Se non c'è una supplementazione, una cosa che tu la faccia a 30 anni, a 40 anni, quando i giochi di una crescita sono fatti, è una cosa, e farlo magari a un bambino che già ha una terapia di fondo, che lo fa assorbire di meno, che già ha una patologia di fondo, che non gli fa assorbire tutto, tu ci aggiungi anche una dieta così, ovviamente gli comprometti uno stato di salute delle sue ossa, del suo, diciamo, di tutte quelle che sono le potenzialità di un bambino, perché poi un bambino qualsiasi patologia abbia, ma ha dei tempi anche per sviluppare delle cose, perché il bambino non è già un essere diciamo, completo. Quindi per esempio il picco di massa ossa si raggiunge a 20 anni, il che significa che io fino allora non mi dovrei giocare diciamo con dei deficit, perché questo bambino lo penalizzerò per sempre. Cioè, una volta che ho superato quella fase, non gli avrò dato quello che gli devo dare nei tempi giusti. E su questo l'hai citato anche tu in parte, rispetto al fatto che questi bambini sono bambini che prendono anche farmaci, no? Abbiamo parlato degli antiepilettici o antispastici. Ci sono degli alimenti che potenziano o diminuiscono gli effetti di questi farmaci? No, mi ricordo una volta una mamma ci diceva: gli ho dato dei semi di chia, qualcosa con un grande potere lassativo, per cui questo bambino aveva cominciato ad avere crisi epilettiche perché l'assorbimento del farmaco si era ridotto. C'è qualcos'altro, qualche altra considerazione che possiamo tenere d'occhio noi nell'alimentazione? Sicuramente utilizzare molte fibre ovviamente facilita quello che tu stai dicendo, anche se poi magari ci sono bambini che tendono ad avere invece una stipsi ostinata, quindi ovviamente nemmeno è giusto, diciamo, non aiutarli. Però sai, una cosa, ecco, e vedi, ritorniamo a sensibilizzare gli aspetti. Una cosa è utilizzare per esempio un alimento, diciamo un prodotto standardizzato che ha dentro una fibra nota di cui conosciamo l'efficacia, e una cosa è magari dare il seme di chia, che ovviamente tu non ne conosci la dose, diciamo, corretta. Cioè, voglio dire, esponi ovviamente questo bimbo a, cioè lo testi per qualcosa di cui tu non sai quali saranno gli effetti. In generale, devo dirti la verità, l'assorbimento attraverso PEG, eccetera, è abbastanza buono dei farmaci. Insomma, vanno rispettate quelle che possono essere, insomma, le norme di come si assume per via orale.
Certo, è chiaro che le soluzioni magari devono essere sciolte bene, questo sì, perché a volte, per esempio, la sonda può diventare più scura, magari se noi utilizziamo degli inibitori di pompa, quindi va sciacquata, diciamo, correttamente. Ecco, l'attenzione che andrebbe fatta che ogni volta che si somministra un farmaco si dovrebbe sciacquare un po', perché questo consente ovviamente al farmaco di non restare in quel tubicino, vuoi che sia il sondino nasogastrico, vuoi che sia, diciamo, la PEG. E queste sono piccole accortezze. Poi certamente se ci sono dei fattori di aggiunta che le famiglie hanno fatto, sarebbe corretto condividerle con il proprio medico, perché, non so, per esempio, alcuni antibiotici possono potenziare o ridurre l'efficacia di alcuni antiepilettici o di altri farmaci. Quindi sarebbe opportuno che magari anche il pediatra di famiglia, eccetera, si confrontasse con magari i centri per capire se ci sono delle problematiche specifiche rispetto ad alcuni pazienti. Questo sarebbe opportuno farlo. A volte, devo dire la verità, nonostante ci sono casi complessi, si agisce un po' come se ci si trovasse di fronte al bambino che non ha altre problematiche, e quindi si sperimentano anche, diciamo, prodotti o farmaci che magari non sono proprio utili, ecco, non dannosi, ma sicuramente non utili. Però in generale non ci sono grosse limitazioni all'uso dei farmaci. Ecco, nel riportarti l'esperienza di vita di questa mamma con cui abbiamo parlato, appunto, forse lei vedeva anche come un grande vantaggio questa corretta somministrazione del farmaco via PEG. Parlando invece degli svantaggi, no, di questo nuovo stile di vita che poi impatta un po' tutta la famiglia, la gestione della nutripompa nei viaggi. Si parlava anche del fatto di come mai non esistono, ad esempio, in questo mondo, i prodotti disidratati. Perché lei mi raccontava di questi viaggi, di queste vacanze che hanno fatto per la prima volta dopo tanto tempo, in cui era costretta a portarsi tanti di questi alimenti per nutrire la bambina via PEG. Esiste una soluzione oppure c'è dell'innovazione in questo settore per cui si sta andando Ma verso. mi pare che l'industria proprio stia pensando di puntare un po' più sugli aspetti pediatrici, perché credo che anche questo, per esempio, è un dialogo, secondo me, molto importante, perché uno non lo deve intendere solo come un rapporto, come dire, a scopo, diciamo, negativo, ma secondo me il dialogare significa La proprio conoscenza. comprendere, esatto, delle esigenze che magari in altre circostanze non si sarebbero proprio immaginate, anche perché nell'immaginario collettivo il bambino o la famiglia che ha un problema è uno che deve rimanere allettato, no? Io per esempio mi accorgo soprattutto quando i bambini sono in parenterale e provo a mandarli al proprio domicilio, si dà per scontato che quel bambino debba rimanere in un letto, e quando lo vedono che va a scuola, che va al mare, che fa le proprie attività, ne sono tutti sbalorditi. Quindi ovviamente credo che proprio questo significa anche migliorare il dialogo con l'industria, perché io credo che anche le modalità di somministrazione, magari le formulazioni che possono diventare più adeguate a delle dosi in funzione pediatrica, la sicurezza di alcuni sistemi di aggancio direttamente con la PEG o con altre cose, secondo me, proprio dice sì, ma sono numeri piccoli, insomma, però secondo me cambierebbero la qualità della vita del paziente, proprio nell'ottica di quella sicurezza, di quella certezza che tu stai dando la quota giusta, cioè secondo me. Della compliance, no? Anche dell'aderenza del paziente alla terapia. Assolutamente, soprattutto per chi poi deve vivere per anni con questa situazione, sapere che ci sono delle possibilità di rendere più agevole delle cose, secondo me, se, diciamo, fuori discussione. Cioè, ben venga che si riusciamo a ottimizzare anche questo. Hai toccato un tema che negli ultimi anni ci vede tutti protagonisti, che è un po' il tema della consapevolezza della disabilità come una diversità che ha sicuramente dei limiti rispetto al contesto di riferimento in cui si vive, però può permettere, appunto, a fronte di un contesto adattato, una vita assolutamente dignitosa e indipendente. Quindi ben venga l'innovazione anche in questo settore. Un'ultima battuta, Imma, per chiudere. L'intestino, il secondo cervello, è vero? È così? Noi parliamo con bambini che hanno avuto spesso delle lesioni importanti al cervello. Allora, quanto conta essere attenti a
No, conta perché da là parte proprio il benessere o il malessere, diciamo, di un bambino. Conta, ripeto, non solo per la nutrizione in senso, diciamo, mirato al grado di adeguatezza di un peso o di un'altezza, ma perché nutrire l'intestino, quindi anche proprio nella sua fisiologia, di motilità, di messaggi che arrivano da là, quindi di non dilatazione, non dolore. Non fastidio che parte dall'intestino, ovviamente significa anche far stare meglio un bambino, cioè io ti dico che la percezione che noi abbiamo di quando si riesce a trovare un equilibrio nutrizionale, ma anche di modalità della nutrizione corretta, significa far stare più tranquillo il bambino. Cioè ci sono bambini che tu li vedi che insomma soffrono durante l'alimentazione e stanno molto peggio, può essere motivo per innescare nuove crisi. Insomma, non dormono la notte, sono agitati durante tutta la giornata, quindi da là parte la maggior parte degli stimoli, diciamo, dei trigger che danno un po' fastidio. Quindi assolutamente. Perciò, secondo me, è anche giusto pensare al problema dei gusti, cioè, ecco, non immaginarli come una sostituzione, tutto, cioè, il mio timore è di pensare che si torni indietro di 20 anni. Però, insomma, ecco, anche noi dobbiamo acquisire un po' la cosa di capire quanto è importante anche fornire informazioni nuove al bambino, perché comunque vuol dire stimolarlo. Davvero, attraverso la nutrizione. Imma, è stata una chiacchierata piacevolissima. Sono sicura che arriveranno tante altre domande, quindi non escludo di tornare a disturbarti su Assolutamente. questo tema. Ti ringrazio e l'intervista poi la renderemo presto disponibile a tutte le famiglie. Grazie, grazie e buon lavoro.